Allora, buonasera a tutti intanto, io sono Claudio. Io adesso vi direi in realtà benvenuti su Palia. Iniziamo questo piccolo nuovo percorso insieme. Ho trovato questo gioco sull'Epic Store e sembra estremamente rilassante, quindi in realtà cercherò anche io di non parlare esageratamente forte, anzi cercherò di essere molto 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 soft. È la prima volta che lo prendo in mano. Non ci ho mai giocato, non ho mai visto nulla. Se voi lo conoscete fatemelo sapere, se vi piace fatemelo sapere, e se volete venireci a giocare, non è sponsorizzato, tranquilli, però mi hanno girato un codice che magari vi permette di avere qualcosa, non ho idea cosa, però sai mai che sia qualcosa che vi interessa. Cominciamo. Personaggio non è uscito, questo nome è che cavolo, dai, Mr. Jones. Jones, vediamo se c'è. Crea. Come dovrei chiamarmi? Franco, allora. Franco. Franco. Dai, vai. Aieie. Ma come, già preso? Allora, Brazov. Aieie. Ah, un nome solo. Come lo chiamiamo? Patagarroso. No, dai. Lo chiamiamo Gigismundo. Proviamo, vediamo, si chiama Gigismundo. Continua. Crea, dai. Oh, dai che Gigismundo questo, che bello. Time for you to go out into the world. I have high hopes for what you can accomplish. È ora di partire. Allora, in teoria comunque, come vedete, è in italiano, ok? Io adesso vedo se devo attivare i sottotitoli, perché è la prima volta proprio in assoluto che lo accendo proprio. Perfetto. Ok. Cioè succede qua? Sembra un po' diroccato. Dai che arrivo Gigismundo. Bravo Gigi, per gli amici Gigi. Infatti avrei dovuto chiamarlo Gigi. È in prima persona. Buonasera. So much to learn. Oh mio drago. Umano dal nulla. Signorina, si contenga, per Dio. Era un barco. Esatto, più che altro era un barco rosa verticante. Ormai sono qui, no? Però vabbè. Dimmi qualcos'altro su questo barco. Questa è un'informazione. Umani, ricorda da dove proviene. Quindi questa è un'informazione importante. Altri umani. Che vedo qualcuno di voi apparire da un enorme bozzolo di luce. Dovremmo rallentare. Perché non prendi questa mappa e non vai in città a parlare con Ashura? Ashura! Il locandiere. Ah, è un maschio, va bene. Sta aiutando gli altri come te a sistemarsi. Va bene, proviamo. Io ti aiuterei io stessa, ma sto lavorando su una cosa e sono a così tanto da risolverla. E che cosa?
La sorpresa è stata tale da dimenticarmi di presentarmi e di spiegare perché sono qui. Il mio nome è Gina. Ciao Gina! E sono un'apprendista studiosa. Ah, lei è Gina, io sono Gigi. Queste rovine sono l'oggetto della mia ricerca. E questa è la mia assistente di ricerca, Ekla. Non farti problemi a farle delle domande se hai bisogno. Oh, ma ora mi devo rimettere a lavoro. Perfetto, credo che stia parlando del... vabbè, esplorare il mondo usando del robot qua. Esplorare il mondo usando WASD, premi... ok, gira intorno con il mouse. Perfetto, quindi opla, piano piano, non c'è bisogno di andare così veloce. Rilassoso, che fai, corri. F. Ciao Ekla, sono Gigi. Salve umano. No, sono Gigi, non umano. Ultimamente sono comparsa improvvisa, probabile. È foriera di grandi cambiamenti nel mondo di Palia. Chi sei? Chiamo Ekla. Il mio compito è aiutare e proteggere la giovane studente cosa è uscita come Gina. Un bodyguard. Abbiamo trovato uno scavo di routine nelle rovine di un'antica città umana. Ah, questo evento è stato molto sorprendente per la giovane Gina. Io d'altro canto, ups, scusate, eravate destinati a tornare, quindi perché non oggi? Ah, quindi eravamo davvero destinati a tornare. Ok, Ekla, beh, eccoci qua, ciurma. Eccoci qua, allora immagino sì, con shift space salti e... Oh, cosa ho aperto? Non ne ho idea, penso sia l'inventario, sì. L'inventario, ricerca risorse, Assian caccia, ricerca, bla bla bla. Boh, non ho idea se c'è potenziamento. Ah, questo è il nostro inventario. Villa della promessa, qui abbiamo un po' di roba, qui abbiamo le notizie, regalo per te, ciao Gigismundo, ciao Gigi, ti abbiamo invitato un regalo, lo trovi qui in allegato, grazie per giocare a pari team, riscatta, vediamo che cos'è, poi regalo speciale, oh che bello, la voce cross progression di Palia, esposta da una piattaforma all'altra con questo regalo in edizione limitata, ah ok, no, tanto io ho solo il computer, quindi va bene. E comunque a prescindere, un regalo che è una carta da parati con fiocchi di neve. Quindi a posto, torniamo indietro, vediamo se c'è qualcos'altro. A quanto pare il negozio. Oh, il negozio. No, non mi metterò a fare shop, nonostante immagino questo gioco ci viva. Quindi... probabilmente per loro è molto importante, ma personalmente non dico di essere contrario, però non lo reputo interessante alla fine di un gioco per me. Poi c'è chi invece lo fa, se se lo può permettere, io non ho niente in contrario, meglio per lui, quindi qua non si può andare. Allora, come potete vedere in alto a destra abbiamo il ciclo giorno notte che ci dice quanto. Ok, successivo. Volevo capire sta cosa dell'arrampicarsi. Ok, quindi lo fa da solo, va bene, perfetto, perché l'avevo visto prima. Salta, vabbè, ho detto salta, grazie Gigi. Scatta. Ecco, mi lagga un po'. Ora, non ho una scheda video che è proprio l'ultima generazione, però non mi sembra neanche di avere questa... Ah, abbiamo la stamina. Fantastico, non mi pare neanche ci sia questa risoluzione così alta da far laggarmi il gioco, mi spiego, da farmi laggare il gioco. Allora, usciamo nel mondo esterno, dopo tutta la caccia. Oh, benvenuti. Che figata, devo mettere sì, mi piace. E devo ammettere sì, era relativamente parecchio che cercavo, se si può dire così, una qualche forma di gioco che fosse
un po' più rilassante, perché sennò sono sempre davvero, non sono un amante dei giochi, benché meno sparatutto, comunque frenetici. Adesso io però, datemi un secondo, sentirete un attimo il casino, vi chiedo di perdonarmi, volevo capire. Quindi farò una piccola prova, vediamo come esce. Allora, io propongo di abbassare un attimo il desktop, che mi sembrava un po' altino, e perché sennò il microfono dopo non si sente più. Vediamo così com'è. Aspetta, un, due, tre prove. Sì, molto meglio. Ok, scusate il disturbo, avete... Però ecco, sono piccoli accorgimenti che è sempre meglio fare prima rispetto a dopo. Allora, in realtà io stavo cercando una sottospecie di survival, lì c'è già qualcun altro. E navigazione paliana. Obiettivi importanti come le missioni sono segnati sulla tua bussola, quindi questa barra qua in alto. Gli oggetti fuori dalla bussola sono alle tue spalle. Ok. E M, ecco, volevo capire la mappa, che giustamente ce l'ha data prima la tizia, la Gina. Per aprire la schermata della mappa, ulteriori fonti di interesse, tiene traccia degli spostamenti degli abitanti. Ecco, questa era una roba carina. Aggiungi il tuo indicatore premendo la rotellina del mouse. Potrà essere usato. Ah, ok, ho capito. Praticamente M. Ok, eccoci qua. Praticamente in realtà leggevo che gli NPC, quindi questi, da quello che ho capito, non stanno fissi, cioè non sono sempre là, sempre e solo là, si spostano all'interno della mappa, ed è una roba fantastica sta qua, cioè almeno a me piace un botto, ok? Per cui il concetto di non sono dei, come posso dire, dei manichini, ok? Non sono degli NPC, poi mi blocco veramente su questo. Sviluppatori, davvero, appena finito di farvi complimenti e dopo mi cascate sul bagnato. E però è sicuramente una cosa bella. Non pensavo mi crollasse così tanto il frame rate, vi dico la verità. Però che ti devo dire, comunque, appunto, vi dicevo, in realtà era parecchio che io cercavo un gioco dove non si dovesse, in parole povere, combattere, e mi pare, da quello che ho capito, che qui è benché meno l'ultimo dei problemi, dover combattere con qualcuno, nel senso che l'importante, il massimo che ci sarà dal punto di vista, non dico di azione, perché comunque diciamo che tecnicamente l'idea sarebbe quello che uno interagisca più con gli altri giocatori. E detto ciò, praticamente ok, mi sa che abbiamo trovato qualcuno. Questa chi è? F. Oh madonna, un altro umano, devo dire che è piuttosto emozionante. Eloisa, oi boh, sono contento di sentirti così emozionata. Quindi com'è? È ok? Dovrebbero fatto male gli occhi. Perché dovrebbero farmi male? Perché sei vissuto da tanto tempo? Sottoterra? No, sei sicuro che voi umani non foste realmente esistiti? Beh, estinti, grazie. Federato rifugio sottoterra? No, non eravamo proprio sottoterra. Ma cioè, prima di tutto dovresti incontrare Ashura. Va bene, vado. Di organizzare la mia indagine. Sai che questo sentiero verso il villaggio lo troverai allora quando è nel centro della città. Va bene. Che forte. Ok, qua iniziamo già a poter vedere magari delle risorse. E comunque è un mondo gigantesco, ragazzi, è davvero un mondo gigantesco, ed è davvero bella sta cosa, cioè è veramente gigantesco, e wow,
Allora, in realtà l'Ashura dovrebbe essere di là. Quindi in teoria è di qua. Ah, non devo. Cosa c'è qui? F. Oh, boh, cosa ho trovato? Un po' di roba. Va bene. Mi sa che secondo me fa parte di qualche c'è questa. Quindi probabilmente ci servirà da qualche parte. Allora, noi dove dovevamo andare? Qui c'è un posto. Oh, i boss si aprono da sole le porte. Salve. Entro in casa della gente così tranquillamente, ma mi sa che non posso toccare nulla, vero? Mi sa che questa è casa di qualcuno. La domanda è di chi? Oh, signore, mi scusi. Signorina? No, non mi sa che è un'altra giocatrice. E c'è il cabinato. Io spero non sia casa sua, perché sennò è davvero la stanza dei zecchi. Hai bisogno di una chiave di zecchi per entrare. Ah, quindi sappiamo di chi è questa casa. Molto bene, ho scoperto qualcosa di nuovo, direi. Allora, in teoria non ci sono danni da caduta, vero? No, non esiste il concetto di farsi male comunque in questo gioco. Vi ho detto, è molto, molto tranquillo. E ripeto, era quello in realtà che cercavo. Allora, io però dai, non perdiamo ulteriore tempo, cerchiamo di capire dove dobbiamo andare. Magari sai mai. Ok, che almeno sblocchiamo per modo di dire le prime robe che dobbiamo fare. 35 metri, dove, giovane? Dove sei, ragazzo? È dentro. È dentro sta casa? Oppla, salve, permesso, buongiorno. Ah, non abbiamo ancora tolto gli addobbi di Natale, eh? Va bene, buondì. Ciao, Gruia, sono Gigi, Ashura. Madonne, non mi pari proprio un Ashura. Ti do il benvenuto a Kilima. Mi rendo conto che tutto questo possa essere un po' scioccante per te. Guarda, vedere uno viola non è proprio la cosa più normale. Sono Ashura, locandiera del corno di Ormu. Purtroppo per ora la locanda non abbiamo posti disponibili. Azzo, Ashura, che mi dici? Ma abbiamo alcuni vecchi terreni a nord-est dove potresti montare una tenda. Ah, si comincia così. Cosa ne dici? Vuoi goderti un po' di vita all'aria aperta? Mi sta bene, mi sta benissimo. Dai, non c'è niente di meglio. Il cielo notturno è bellissimo, sono certo che ti piacerà. Guarda, una tenda dovrà raccogliere alcuni materiali. Oh, molto bene. Ho qui un'ascia pronta per te. Per il piccone invece dovrei parlare con il nostro minatore, Odari. Sta esaminando il lotto proprio in questo momento. Devi prendere la strada che va verso le colline a nord-est. Quindi nord-est. Ecco, ti ho segnato il punto preciso sulla mappa. Grazie, Shura! Se dovessi perderti, torno pure qui e cercherò di aiutarti. Oh, che angelo. Ecco, magari però non mi venga a trovare nella tenda stanotte, perché insomma, sono ancora piccolo e indifeso, eh. Umano, umano, belli gli umani, belli distanti. Ma quindi un domani potremmo avere anche tipo barche, mica barche? Sarebbe strafigo. In realtà mi sa di sì. Beh, F. Rett. Dove sei, Rett? Perché non ho le tue chiavi, Rett? Mannaggia, Rett. Va buono, proviamo ad uscire allora. Oibo. Barra delle azioni, la tua barra delle azioni è piena, puoi scorrere. Ah, vedi, 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 non avevo visto. Numero 2 con la rotolina del mouse, per tenere traccia di quale barra delle azioni viene visualizzata. Allora, gli oggetti nella barra dell'azione sono evidenziati nel tuo inventario. Posizione nella barra dell'azione gli oggetti che puoi usare e consumare per un accesso rapido. Ho capito. Inventario abbiamo visto prima che era così. Allora, io sinceramente sta roba, decorazione ninnolo, festa delle luci dell'inverno, cassa festa delle luci dell'inverno, secchiello ranocchio dipinto e la carta da paratigiolli, per ora diciamo che non è che sia proprio. Sì,
come posso dire? Oh Madonna, ma gli manca un occhio. Patatino, cosa ti è successo? Ok. Strumenti, ascia di fortuna. Ecco, io metterei questa qua, questa mettila qua dietro, questa mettila qua. Non posso metterla? No. Ecco, per ora mettiamo questo qua dietro. Probabilmente questo è questo è il nuovo nostro coso, insomma, dietro. Ho trascinato dentro un oggetto per eliminarlo. Per ora non è necessario eliminarlo, però va bene, dai. C tua. Più avanti nel gioco probabilmente impareremo anche a fare tante altre robe, quindi per ora in qualche modo concentriamoci su qualcosa di interessante. Ciao Jamesael! E Nikki! No, non posso entrare, mannaggia. Boing. Rat! Eccoti, Rat! Perché c'è un libro qua? Oh. F, apri negozi. Oh, vediamo un po'. Ecco, una roba che non ho. Non ho soldi, quindi niente, lascia stare. E no, io volevo parlare con Rhett. Posso parlare con Rhett? Rhett, ciao Rhett! Ciao Chico, stai cercando Lotti? Prendi la strada che risale la collina subito fuori la città. Se invece cerchi zuppe stufate deliziosi, faccio proprio il caso tuo. Il mio nome è Rhett, ma puoi chiamarmi combina guai. Guarda, se te lo dici da solo, contento te. Passa più tardi, va bene? Mi fa sempre piacere scambiare due chiacchiere con i nuovi arrivati. A chi lo dici, Rhett? Anche perché così ad occhio. Qua siete tutti viola. Altra gente. Oddio, e questo chi è? Ciao, Kelly. Cos'è che hai perso? Non voglio saperlo. Primogenito del defunto Kenjun Bahari, il 118° duca della provincia di Bahari. E fratello di Kenyara Bahari? Kenyara, ora Cristo. L'attuale duchessa della provincia di Bahari. Ah, lei è il sindaco, signor Bahari. No, Kelly. Di questo bel villaggio, ed è con piacere e onore che ti do il benvenuto qui tra noi. Eh sì, per ora. Ah, vediamo un po', cosa ti potrei regalare? Sai cosa ti regalo? Decorazione, cassa, festa e luce d'inverno. Oh, dov'è? Cos'era questo? Secchiello ranocchio dipinto. Non lasciarti ingannare, il suo look è sempre lo stesso ranocchio di sempre. Neanche io, fratello, me l'hanno regalato, quindi. Niente, non posso regalartelo. Vabbè, pazienza. E allora niente? Oi, signorina, non così vicina. Per Dio. Poi niente, basta, andiamo. Ma sta tizia bipedina, no, vero? Brava. Ecco, per cui benvenuti. Chi è questo? Papa Paco Jamesael. Ciao Jamesa. Ah, questo è per vedere cosa devo fare. Ah, ok, vediamo se riesco a. Emoji. Boh, che ti mando uno smile? No. E allora niente, ciao, addio. Oi, madonne. Signorina, si rilassi, non si preoccupi. No. Allora, in teoria adesso devo andare lassù. Ciao, Bobo. E questo chi è? Questo chi è? Nilo! Ciao Nilo! Bah, guarda, ti dico, finché siete viola e io no, vuol dire che mi puoi aiutare. Oi, non ti ho visto mica in città prima d'ora. Sono Nio. Ciao Nio, io sono Gigi. La mia famiglia gestisce la fattoria Daia. Daie! Verso il lato ovest di Kilima. Chi è Lima? Se hai bisogno di qualcuno che ti mostri il fienile o che ti insegni a cavalcare un riffrock. Sono il tuo uomo, cos'è un riffrock? E vabbè, volendo
volentieri, saprò a chi chiedere. A sollevare cose pesanti ne avessi bisogno. Ecco, questa è una cosa intelligente da dirmi. Grazie per la carota. Ecco una carota per Zuccherina. E diventerete inseparabili. E chi è Zuccherina? Guarda. Mi è appena... Signorina, è lei Zuccherina? No, questa è Kenyotta.